ragazzi, mettiamo in atto il nostro piano. Ah! All'attacco! E allora ci abbiamo beccato col petto. Ciao a tutti amici, mi chiamo William Bruno e benvenuti al nostro nuovo nascondino mimetico. Oggi abbiamo preparato solo mimetiche folli, in modo che nessuno ci trovi affatto. Sono sicuro che anche tu, spettatore, non noterai immediatamente chi è dove. Ragazzi, bene, con noi oggi Safi. 1, 2, 3, 4. Solo ragazzi, io voglio andare in bagno. Possiamo iniziare tra un po'? Ma come, Safi, che abbiamo solo salutato. Beh, ma devo andare subito, non ce la faccio. Aspettatemi 5 minuti, dai. Ragazzi, beh, è necessario andare in bagno in anticipo. Va bene, aspettiamo Safi che iniziamo il nostro nascondino mimetico. Few moments later. Accidenti, dov'è questo Safi? Dobbiamo filmare. Vado ad aprire. Sembra che era il tubo dell'acqua a bussare. Che cosa, Safi? Sta scherzando? Non c'è nessuno, Artio. Gio Valerio, sei tu? No, nessuno. Senti, ok, vado io a controllare. Forse è Safi che sta scherzando lì dietro. E voi rimanete qui per ora. Safi, smettila di scherzare così. Safi. Safi, sto aprendo. Safi. Safik! Ragazzi, Safik è scomparso da qualche parte. Ci sta sicuramente prendendo in giro. Ragazzi, non riesco a trovare Safik, è sparito. Tienimelo! Ascolta, non c'è davvero in nessun posto. Forse ci dividiamo. Siamo tre uomini. Se andiamo in direzioni diverse lo troveremo in qualche modo. Per prima cosa, Alina non è un uomo, ma una signorina. Però l'idea è buona. Pertanto, ragazzi, dividiamoci ora. Troviamo Safik in modo intelligente. Iniziamo il nostro nascondino mimetico. Ragazzi, so che Safik ama il magazzino. Scava sempre nel suo guardone qui. Questo è tutta roba sua, vedete? Quindi forse si nasconde qui da qualche parte. Non credo che sarà in queste scatole, è troppo grande. Pertanto... Oh! Sacchizzi! Safi! Direi che Safi non c'è qui. Scatola mimetica, ragazzi. Forse questa è una bella idea per nascondirmi in Messico. Non c'è Safi da nessuna parte. Qui sono mucche di pane in scorta di spazzatura. Allora, ragazzi, nello spogliatoio non abbiamo ancora guardato. Bene, come nello spogliatoio ci sono anche cose di ogni genere. In ogni caso, si è nascosto da qualche parte tra queste giacche e sta fermo in silenzio. Così, forse ha scavato sotto i giocattoli da qualche parte. Anche qui niente. La cosa principale è pensare, se io fossi Safik, dove starei allora? Ok. Sì, forse Safik si è nascosto in questa valigia. Esci. Esci, forza. È una buona cosa che sia con le ruote, altrimenti non l'avrei spostata. Mamma mia, Safik è più intelligente di quanto pensassi. Pensavi di nasconderti in un'altra valigia che non ti avrei trovato, eh? Ecco, oh, accidenti, non si trova un bel fico. Ragazzi, avete sentito un suono venire da quel lato della stanza? Non capisco affatto cosa stia facendo rumore lì. Ragazzi, là c'è Safik legato. Santa miseria, Safik, smettila di scherzare. Dobbiamo andare a filmare il nascondino mimetico. Cosa stai facendo qui? Non sto scherzando, è Jeff che mi ha legato. È qui, nasconditi in fretta. Cosa? Jeff è qui? Sta arrivando, vai via. Jeff. Tranquillo. Ascolta, Safik, tornerò sicuramente da te. Ora vado a chiedere aiuto e torneremo a prenderti. Capito, Safik? No. Io vado. Più veloce. Accidenti, ragazzi. Mi sono quasi fatto beccare da Jeff. Dobbiamo andarcene. Abbiamo urgente bisogno di trovare i ragazzi e aiutare Safik. Con questo cannocchiale troverò sicuramente Safik. Quindi ora lo troviamo su... Alina, abbiamo Jeff in studio. Jeff, Alina! Dove? Accanto a Safik. Safik non è scomparto per caso. È stato catturato da Jeff e messo in catene. Corriamo a salvarlo. Cosa stai facendo qui? Aspetta, innanzitutto abbiamo bisogno di Artyom. E in secondo luogo abbiamo bisogno di un piano. Ma iniziamo con Artyom. L'ho visto di recente nell'altra stanza. Andiamo. Artyom, abbiamo trovato Safik. Davvero?
E lui dov'era? Dov'era? È stato catturato da Jeff. Abbiamo Jeff in studio. Non so come abbia trovato il nostro studio, ma in qualche modo si è intrufolato qui e ha catturato Safik. Safik è in ostaggio adesso. Dobbiamo salvarlo. Poi giocherò al mio gioco preferito. Per ora metterò l'arena sullo scaffale. Dobbiamo salvare Safik in qualche modo. Dobbiamo inventare un piano. Alina ha un'idea, penso. Alina, sei abbastanza intelligente, pensa. Gente, di sicuro abbiamo delle tutte mie mezziche che abbiamo preparate per nasconderci. Usiamola allora, andiamo. Esattamente, sei un genio, Alina. Possiamo usare le nostre tute mimetiche con le quali inganneremo Jeff e salveremo Safik. Pertanto in questo momento indossiamo il nostro camuffamento e procediamo al nostro piano. Dove andate? Oh? Questo è un pulsante rosso, iscriviti! L'ho cercato tanto tempo fa per trasformarlo in grigio. Vieni qua. Oh. Che cavolo? Si sono stufo! Ecco, ti ho preso! Accidenti, ragazzi! Sembra che quando sono saltato il pulsante del video è caduto qui sotto al video sull'interfaccia bianca o nera! Accidenti, ora non ce l'ho più! Anche se, aspetta, puoi prenderla e poi mi aiuterai a premere quel pulsante! E poi, non c'è modo per me, è già andata sotto il video il mio universo! Finisce qui, non riesco a uscire da questo rettangolo, vedete? Aiutatemi voi! Ecco Alina, vedi? Safik lì già si è incatenato completamente! Questo è davvero Safik! 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 Shh. Qui Jeff cammina nelle vicinanze, quindi devi fare più silenzio possibile. Che fate qui? Artyom, guarda, c'è Safik lì, vedi? Perché non lo state salvando? Artyom, aspetta! Delirio, gente, vedete? Jeff ha legato Safik! Dobbiamo nasconderci in una scatola senza che lui mi noti. Così. Alina, vedi come affila il suo grosso coltello. Dobbiamo affrettarci perché poi potrebbe essere già tardi. Ho preparato un affare mimetico spaziale. Non l'hai mai nemmeno visto. Ora aspetta, guarda. Dove sei, Alina? Per qualche ragione vedo un altro William Bruno. Come hai fatto? Ma io uso uno specchio, stupido idiota. Guarda, non mi vede affatto. Pazzesco, questo è un camuffamento. Non ho ancora visto tali mimetiche. Ok Alina, ora indosserò il mio camuffamento e per ora pensa a come salveremo Safik. Ragazzi, in realtà penso che il camuffamento che ho preparato per oggi sia meglio usarlo un po' più tardi. Per ora sarà molto meglio usare un pezzo che ho preparato per un altro video, con dei prank certamente. In generale, ora diventerete pazzi. Ora mi vestirò da Jeff. Safik, mi dispiace. Spero non mi becchi. Mamma, che paura, dannazione. Accidenti, credo di essermi fatto beccare. Che cos'è? Da dove viene questo suono? Cosa? Un secondo, Jeff. Specchio. Ragazzi, non posso avvicinarmi a lui in questo modo. È necessario pensare ad un altro piano. Andiamo via. Ragazzi, sono stato fortunato e Jeff è stato distratto da Alina. Sembra che mi abbia salvato la vita. Dobbiamo urgentemente uscire da questo scatole. La cosa principale è che il pazzo non se ne accorga. Ragazzi, spero che assomigli un po' a Jeff e proverò a ingannarlo con questo costume. Chi è là? Anche tu sei Jeff? No, non sei Jeff, sei un ragazzo Jeff. Finalmente, forse ha trovato un'anima gemella. Aspetta qui, corro a prendere i fiori. Ragazzi, in generale il piano ha funzionato, ma un po' diversamente da quello che avevo previsto. Jeff pensa che sia una Jeffina e sarebbe meglio che cambiassi presto il costume mentre Jeff... Bene, Safik.
Sì, Safik, che cosa? Sono io, William Bruno. Cosa hai fatto? Cosa? Jeff ti ha morso? No, sono io. Era un costume prank per Jeff. Oggi ho deciso di usare questo costume. Vuoi farmi uscire? Per favore, toglimi quella catena. È sotto lì, col lucchetto. Allora, vediamo. Come sono queste catene? C'è un lucchetto, dici, da qualche parte? Puoi provare a spaccarla, mordila. Senti, non è un'opzione. Accidenti, come posso liberarti? Non ci ho ancora pensato. Probabilmente andrò a prendere una motosega per metallo e tornerò. Dai, più veloce però, forza. Ok. Cos'è? Mi hai tradito. Mi hai ingannata. Ho ingannato. Chi sei? Non sei una ragazza, Jeff. Mi hai imbrogliato, Jeff. Arrabbiato, Jeff. Non felice. Accidenti, Jeff ha notato che stavo cercando di liberare Safik. Ora sarò costretto a combattere. Dai Bruno, io credo in te. Facile da dire, Safik. Forza, Jeff. Hai deciso di tradirmi, non te la lascerò così. Ce l'ho fatta di imbrogliarti, stupido. Cosa hai detto? È finita per te, fallimento. Adesso vuoi vedere che cosa so fare, eh? Dai, dai. Ecco, Jeff, guarda. Opa. Fermo! Safik! Cavolo, Artyom, ma sei tu! Salvami finalmente! Sono stufo che venite e non mi salvate mai! Liberami, ti prego! Adesso, Safik, ho un piano! Artyom, forza, veloce, cavolo! Smettila di chiacchierare! Slegami da queste catene, ti prego! Non voglio più guardare Jeff che affila il coltello! Dai, forza! È saltato con Bruno in questo buco e io l'ho chiuso con me stesso! Ora non usciranno da qui! Nel frattempo puoi scatenarti da solo! Ma come posso liberarmi? Come lo faccio? Ma mi prendi in giro? Per favore, Artyom, fammi uscire! Questo non è uno scherzo! Va bene, va bene! Mamma mia, ragazzi, guardate, è un moschettone. Per fortuna mio zio era uno scalatore. Me la sbrigo in 448. Dai, più veloce, forza. Aspetta. Safik, bene, dobbiamo scappare. Corriamo. Mi hai rotto una rotula. Dai, Safik, alzati. Oh, grazie per avermi salvato. Urrà, Artyom, no, finalmente niente. Artyom mi ha salvato, ragazzi, sì. Va bene, io vado, devo nascondermi da qualche parte. Fermiamo, Jeff, la catena è fantastica. A proposito, la userò per una clip. Andiamo via da qui, più veloce. Non abbiamo altro da fare qui. Dobbiamo aiutare Bruno e Alina. Sono lì, sai come stanno con Jeff da soli, capisci? Fuggiamo. Forza. A few moments later. Ah, ora vi sistemo. Ragazzi, abbiamo bisogno di un nuovo piano per salvare Safik. E da molto tempo non vedo il ragazzo. Dove è Arishin? Dove è William Bruno? Appena l'ho salvato Safik dalle catene e sono stato nascosto nelle scatole. Adesso dobbiamo trovare William Bruno. Quindi andiamo, forza. Andiamo, andiamo, andiamo. Tranquilli, sono io, ragazzi, sono io. Questo è William Bruno, è William Bruno, non è Jeff, tranquilli. Non ci credo che non è Jeff. Sì, sono io, ecco, guardate, sono William Bruno. Questo è Jeff. Questo è William Bruno, si è soltanto mascherato da Jeff. E Jeff pensava che lui fosse una Giuseppina. Si pecco, la tua pettinatura non si capisce un fico. Hai capelli lunghi, capelli corti, l'inverno, l'estate. Sì, aspetta. Guarda qui, no, qui, non questo. Ecco. Guardate, solo William Bruno la cacca così qui. Questo è terribilmente brutto, ma solo William Bruno lo farebbe. Questo è esattamente William Bruno. William Bruno, dobbiamo nasconderci da qualche parte. O ci separiamo o andiamo insieme. Ragazzi, nasconderci non basterà. Ma grazie ai nostri nascondini dobbiamo catturare Jeff e finalmente mettere fine a tutte queste cose sporche con lui. Perché lui ha già rovinato tantissimi video. E questo è tutto. Allora scappiamo, mettiamo le nuove tute mimetiche. Jeff non si divertirà. Sì? Non lo farà. Ah, Bruno! La parrucca! Non vedo niente, ragazzi. Ragazzi! Ragazzi, pazzesco! Jeff mi ha quasi beccato! È una buona cosa che mi sia rimasto questo costume invisibile che lo
Me l'ha regalato Harry Potter! Dobbiamo andarcene! Ragazzi, siete qui? In generale, ho pensato che sarebbe stata una buona idea usare questa armatura Poppet per nascondermi. Vi ricordate che abbiamo sconfitto il grande Poppet e ci è rimasta questa enorme armatura? E poi posso correre a nascondermi come se fossi un mobile. Jeff non se ne accorgerebbe di nulla e stupido come un bombolone. Allora, ragazze, perfetto. Ragazze, bene, io sono un grande Poppet con le braccia corte. In questo momento devo nascondermi con cura, sì, così, da Jeff. Ragazze, sembra che stia arrivando qualcuno. Gente, dobbiamo uscire da questa stanza, urgentemente. Ragazzi, guardate! È il coltello di Jeff! Devo trovare un posto per nascondermi prima che venga a prendere il suo coltello. Ok, qua c'è un lampadario, la scatola rossa non è un'opzione, ragazzi! Guardate che costume, ma il colore non è il massimo. Abbiamo pochi oggetti in questa stanza con questo colore. Principalmente qui prevale il bianco, perché gli stand sono bianchi. Quindi, forse ragazzi, mi nascondo qui? Accidenti, ma ci vuole un abito grigio. Ok ragazzi, c'è la carta stagnola, ma è troppo rumorosa. Questo non so neanche come usarlo, non ci sono laghi o mari. Oh ragazzi, mi è venuta un'idea! Adesso vedrete! Sei invisibile o cosa? Che fai, Safik? Ah. Mi hai spaventato così tanto, eh? Sei cattivo, così fuori di testa! Allora, perché ti avvicini? Mi spaventi? Pensavo fosse Jeff! Guarda quanto è bello il mio costume, non come quello che hai tu lì, blu! Senti, io ho una tuta subacquea, si fonde perfettamente con l'acqua. Posso muovermi nel costume come preferisco, lo hai capito? Tu puoi muoverti sul pavimento e io posso muovermi sott'acqua. Ragazzi, scrivete nei commenti quale costume è migliore. Posso muovermi come voglio, anche sul muro, anche sul pavimento, anche sul soffitto, anche fuori nella stanza. E tu sei come una pietra mascherata, stupidamente sdraiato in un posto e basta. E se Jeff vuole perforare la piscina con il suo coltello, eh? E se vuole solo sventolare il coltello in questo modo, ti colpirà. Taglierà anche il tuo vestito. Mi sposto. Rimani nudo. Mi allontanerò. Io mi sposto. Ragazzi, scrivete nei commenti come risolvere questa storia. Ragazzi, Jeff fa la pipì lì per forza. Allora Safik si divertirà. Va bene, in breve, dai, vai nel tuo questo sottoabito mimetico vergognoso. Che vergogna. Io ho persino una maschera. Non hai nemmeno una maschera, non hai un tubo. Fammi tu vedere. Che bello, forza, al volo. Ma cosa fai? Devo solo... Daily prank. Bene ragazzi, dobbiamo nasconderci in questo momento. Ci immergiamo nella piscina. 3, 2, 1. Ragazzi, ho quasi lavato via il trucco, ma solo che non ci ho pensato e ho disegnato gli occhi con un pennarello, quindi per ora rimango in questo modo. Beh, forse lo laverò in qualche modo, ma in ogni caso ora dovrò indossare il mio camuffamento. Ragazzi, in generale guardate, ora ho inventato questo. In breve, ora mi avvolgo con la carta igienica. Ragazzi, tenete più forte la carta, forza, aiutatemi. Ora la avvolgerò completamente e vi mostrerò cosa ho ottenuto. Bene, così ragazzi. In generale ho deciso di fingere di essere un vero lampadario chic, in modo che nessuno mi trovi di sicuro. Come vi piace il costume? Sembra proprio top. Soltanto che io ho la testa invece di una lampadina, invece del sostegno ci sono io. Spero di essere in grado di ingannare Jeff e improvvisamente gettarmi su di lui. E tutto, e poi sconfiggeremo questo criminale. Non funziona, devo cambiare la lampadina. Non è un lampadario. Gente, è ora di iniziare il nostro piano. All'attacco! E allora Jeff, ti abbiamo beccato. Polpetta. Io l'ho preoccupato. Corri Bruno. Andiamo, andiamocene insieme Artio. Dai, tieni questo scudo. Gente, qui, qui. Via da qui, veloce, andiamocene. Ma non vedo niente. Ok,
sì, Artiom, ecco. Ragazzi, in poche parole, io e Artiom abbiamo escogitato un grandissimo piano. Ora noi sicuramente prenderemo Jeff. La cosa principale è che lui mi insegua e per questo devo chiamarlo. Ehi, Jeff, sono qui. Jeff. Jeff sta arrivando. Siete finiti. Jeff è qui. Ci ha trovati. Andiamo. Dannazione, Jeff è sulle mie tracce. Diamine. Mi hanno chiuso fuori, Diamine. Bene, Jeff, ecco, sei caduto nella nostra trappola. Ehi, ma dove è andato? Li troverò tutti. Io vi troverò tutti, vi ho detto. Eccoti qui. Stupido Jeff. No, non sfuggirai, non mi sfuggirai. Non posso farmi ingannare. Nessuno può ingannarmi. Allora, cos'è che farai adesso, Ti abbiamo ingannato. Ora mi inventerò qualcosa. Gente, evviva, abbiamo chiuso Jeff proprio ecco sul balcone. Ecco Jeff. Ecco qua, ti sta proprio bene. Papà, ragazzi, sono già qui. Bene, Jeff, hai apprezzato questo scherzetto, eh? Bene, ragazzi, oh, dannazione. Andate a vedere questo video prima che Jeff cancelli il nostro canale. E c'è ancora la possibilità di vedere questo video. Dai, colpiscilo qui, forza, venite qui. Clicca. Clicca. Veloce.